Io vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Appunto Tracce Creative e ringrazio il sindaco, il moderatore e i relatori questa sera per essere qui con noi. Io sono particolarmente orgogliosa di presentarvi questo progetto come presidente dell'associazione perché è un progetto che racchiude un po' l'essenza anche del nostro operato giornaliero. Tracce Creative ha organizzato il comune di Garibaldi. Intanto ringrazio intervenuti, ringrazio il magistrato Francesco Mandoi, ringrazio il giornalista Francesco Di Bella del Nuovo Quotidiano di Puglia e Salvatore Della Villa che ci tengo particolarmente a questi saluti istituzionali perché Galatina si sente onorata di ospitare questa serata. Ci sentiamo onorati dal primo all'ultimo, noi cittadini galatinesi. È uno lustro particolare che ha dato alla nostra città. Una sola considerazione che mi permetto di fare dopo aver ringraziato ovviamente tutti i presenti. I ringraziamenti penso che siano dovuti a nome mio e a nome dell'Associazione Levante, sia alle persone che sono qui qua in questo tavolo che a tutti voi che siete di fronte a me. Solo due parole, non voglio rubarvi molto tempo, per rappresentare l'Associazione Levante, che è un'associazione che opera sul territorio dal 2007, è nata con 19 persone che si sono riunite, forti in parte dell'esperienza precedente. Dal 96 operiamo come associazione Piccolo Principe nell'ambito della scuola, un'associazione di tipo educativo. Abbiamo voluto allargare lo sguardo con Levante. Il nome completo è Levante Spazi per la ricerca, l'arte, la memoria e il territorio. 15 giugno 1989. Contano anche i morti della storia della nuova Amalia Salentina. Sono i morti che l'organizzazione ha voluto per spianarsi la strada, sui quali era caduta una fitta oltre il mistero e sui quali finalmente la magistratura ritiene di aver fatto luce. Nell'interminabile lista degli episodi criminosi attribuiti ai presunti affiliati della nuova Sacra Corona Unita, infatti, ci sono anche gli omicidi di due boss della vecchia guardia. Di Luigi Calzolaro, trovato cadavere in un fossato alla periferia di Gallipoli nel dicembre dell'85, proprio quando nel carcere di Bari, secondo gli inquirenti, nasceva la nuova scuola. E di Vittorio De Luca, assassinato nella piazza principale di Melissano nel maggio dell'86. Per il primo delitto, il giudice istruttore Taurino ha inquisito Salvatore Padovano, Nino Bomba, indicato dallo stesso magistrato come il responsabile per la provincia di Lecce dell'organizzazione, il padre Luigi, Luciano Stefanelli e Luigi Giannelli. Gli stessi nomi nell'inchiesta compaiono in riferimento all'omicidio De Luca. Ma in questo caso sono da aggiungere Giuseppe Scalino, Agostino Mancino e Stefano Preti, Stefanino Pazzo. I morti contano perché con i due delitti l'organizzazione ha avuto via libera per poter espandere il traffico di eroina nel Basso Salento, un giro di affari di miliardi che non poteva decollare proprio a causa dell'opposizione dei vecchi boss. Le date, vabbè, la data storica è quella del 25 dicembre del 1981, quando viene trovato lo scritto nella stanza di Pino Rovoli, che la data conferma che quella era la data di nascita, eccetera, eccetera. Ma la Sacra Corona Unita nasce molto tempo prima. E nasce molto tempo prima in una colpevole sottovalutazione dei fenomeni che si verificavano sul territorio a partire dagli anni 80 nella provincia di Lecce, di Brindisi. Vorrei aggiungere una cosa che riguarda la mia esperienza, la mia e quella di Renato Moro e gli altri colleghi che erano sul territorio. Che se è vero che è stato il fenomeno generalmente sottovalutato, è stato sottovalutato, il dottore Mandoi diceva, non c'è in questo settore all'interno degli ambiti della magistratura, dei corridoi, delle stanze, ma persino nelle stanze più alte del governo. Io ricordo
che racconto questo episodio perché conferma, ed è l'esperienza diretta del giornalista, che in quegli anni in cui ogni sera c'era un omicidio, in quegli anni in cui c'erano le bombe che scoppiavano ogni sera davanti ai negozi, per cui non solo era a rischio il negoziante, ma era a rischio chi decideva di portare il cane a fare le pipì, o farsi una passeggiata, o semplicemente faceva tardi nel ritornare a casa, perché erano gli anni in cui era scattato automaticamente un po' di fuoco, poi per la gente che aveva paura. Contro la mafia, noi giudici, siamo rimasti soli. Gli avvocati si sono come rassegnati, i mass media, soprattutto quelli nazionali, ignorano l'avvenimento. Eppure si parla di morti, di bombe, di attentati falliti per miracolo. A lanciare l'allarme è il PM Cataldo Motta, e intanto gli avvocati della difesa, assenti all'aula, finiscono sotto inchiesta. A fare esplodere il caso è stato il presidente della Corte d'Assise, che ha chiamato in causa il procuratore della Repubblica. Della questione è stato investito anche il presidente dell'Ordine Forense, Vittorio Aimone. Siamo ingolfati di impegni, dice l'avvocato Pasquale Corleto. La macchina della giustizia rischia di andare in tilt, anche perché il processo a volte viene rinviato per gli impegni dei magistrati. Nessuna polemica comunque, occorre invece una soluzione per evitare disagi maggiori. Anni di lavoro accanto ai suoi colleghi della direzione distrettuale antimafia, tante soddisfazioni e un cruccio. Quel maxi processo, che interessa sempre meno, ignorato dalla stampa nazionale, è quasi rimosso dalla memoria e dalla coscienza di chi, in altri tempi, della lotta alla quarta mafia, ha fatto motivo di impegno sociale. Con il precedente fu diverso, e c'è ancora chi conserva il ritaglio di un quotidiano di Los Angeles che dava la notizia del primo blitz antimafia contro la Sacra Corona, quello del giugno di 5 anni fa. Ma personalmente non riesco a trovare motivazioni valide per giustificare questo disinteresse. Forse abbiamo lavorato tanto che alla fine si sono stancati di seguirci. Persino la commissione antimafia a quanto pare li sta abbandonando. Ho l'impressione, devo dire, che la precedente commissione aveva più interesse a studiare il fenomeno della mafia pugliese. Con Violante, l'ex presidente, ci siamo incontrati una decina di volte. Loro sono venuti qui e noi siamo andati a Roma e siamo stati ascoltati al pari dei magistrati delle altre procure antimafia. Con la commissione attuale, con la Parenti, non abbiamo mai avuto contatto.